La community di Nazuma Eleven è una delle community più resilienti che io abbia mai visto fino ad oggi. Perché nelle altre community, bene o male, il prodotto che si va ad osannare in quel caso viene sempre supportato con videogiochi, manga, anime e quant'altro. Ma in Nazuma Eleven, che non ha nulla, uno straccio da diversi anni, viene comunque ancora osannato all'inverosimile dalla community. E anche da me, ovviamente. Ed è uscito pochi giorni fa un trailer che mostra una nuova mod per Inazuma Eleven Ghost Strikers 2013. Che nome odioso! Dopo che hanno finito gli elementi, sono ricorsi alle date dell'anno in corso. Non perdiamo tempo e andiamo a vedere questa mod. Ed è già scaricabile. Sì, sappiamo tutti quanti le solite clausole legali, ma non importa. Oddio, che no, ci ha messo in sottofondo una canzone copyrightata. La canzone in sottofondo è la canzone dei Power of Pistons, che è la formazione originale dei T-Pistons che dovreste per forza conoscere se avete giocato a Inazuma Eleven almeno una volta. Sono chitarrista, cantante, bassista e batterista della primissima formazione dei T-Pistons, quando ancora non erano stati assunti da Avex per fare le canzoni di Inazuma Eleven, però cercherò di ridurle il più possibile perché sennò qua copyright e via. Già abbiamo visto Temma, Miximax con... Ah ma, aspetta. Ci sono un... C'è un gioca... un paio di giocatori che non riconosco. Ok. Va bene. Ci sono giocatori nuovi. Ah. Oh. Questa in Inazuma Eleven 2, no, Supernova, cos'era? Pinguino spaziale. Ah, hanno mosse che possono bloccare. Ok, perché non è block, è vero. Beh, qui al limite basterebbe importare i modelli dal 3DS al limite. Se riesci a fare sta roba, puoi portare anche. Ah, ma online! C'è il record online. Questo non lo sapevo. C'era anche sul gioco normale, non lo sapevo. Ah, qua hanno messo file audio però. Bello. Guarda. Sta cosa è amatoriale ma è fatta benissimo. Sarebbe da provare. Tanto per cambiare ci sono nuovi stemmi tra cui scegliere, tra i quali anche quelli di Inazuma Eleven Go Galaxy, perché si vede. Eh sì, lui non ce l'ha in Miximax con Zhuge Liang in Strikers. Bellissimo. Ah, non vedo l'ora. Davvero. Vorrei davvero provarla. Cioè, non è che non vedo l'ora, è che non so quando potrò andare a provarla. Questo è il sito del progetto. Ok, quindi per Dolphin si va Dolphin and WeDisc User, scarica. C'è anche Sub, c'è anche il banner che si scarica ovviamente. C'è anche una guida su come installarlo su Dolphin e anche su disco originale. Certo, però per disco originale ci vuole la Wii moddata, ovvio. Io allora vi lascio in descrizione il sito e ovviamente anche il link al video originale. Così magari se volete iscrivervi al canale di Obluda potrete farlo. Volevo appunto farvi vedere che la community di Nazuma Eleven è sempre pronta lì a cicciare fuori mod da tutte le parti. E alcune sono belle, altre meno belle, altri progetti purtroppo vengono chiusi. Ci ho fatto il video sul progetto di Galaxy ed è esploso il canale dell'utente. Letteralmente non esiste più. Facciamo esplodere anche questo? Facciamo Andre Link, l'inazumicida, come non so come volete chiamarmi. Se esplode, se anche questo canale va a gambe all'aria, potrei aprire un business piuttosto fiorente. Cioè, apro un business fiorente per tutti quanti quelli che non vogliono più vedere un canale su YouTube. E se mi ingaggiano per far esplodere il mio stesso canale?
metterò una clausola nel contratto che dice che non è possibile. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate il link al canale, link al video, link a tutto quanto quello che è disponibile per questa nuova mod di Mezzo Medaglia Strikers. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.